Buonasera a tutti, qui al Gradio Cup abbiamo Davide Luciani dell'FC Barcellona che ci parlerà insomma della sua esperienza in Giappone e di tutto quello che ha fatto là. Prego, cominciamo l'intervista. Allora Davide, raccontaci, perché hai scelto di cercare una squadra in Giappone? Allora, ho scelto di cercare una squadra in Giappone perché parlavo con un mio amico è stato molte volte in Giappone e quindi mi aveva consigliato perché non provi in Giappone, che gli italiani sono visti molto bene. E dici, ma perché proprio il Giappone? Beh, il Giappone perché innanzitutto mi piace a me come paese e poi voglio unire le due cose, cioè il calciatore e la loro cultura, che mi interessa tantissimo. E quando sei arrivato, raccontaci l'esperienza. Appena sono arrivato mi sembrava tutto strano, lì è un altro mondo. Praticamente cioè, non sapevo quello che dovevo fare perché non sapevo la lingua, non sapevo niente. Fortunatamente sono stato subito ospitato all'ambasciata italiana di Tokyo e da lì poi ho avuto tutte le indicazioni come spostarmi. E come sono i giapponesi? Beh, i giapponesi è un popolo che lavora. Sono persone che mi hanno aiutato parecchio quando mi servivano indicazioni per trovare in campo. Un ragazzo mi ha accompagnato allo stadio, ho fatto 20 fermate di metro, se no non sarei mai arrivato al provino. E loro sono molto disponibili nell'aiutarti e portarti a destinazione. Se possono vengono di persona, come è successo. Senti, parlaci dei provini. I provini sono stati strani, cioè nel senso che sono durati tutti e due 30 minuti e io non sapevo che duravano 30 minuti. Infatti il primo ho preso solo tre palloni e ho giocato solo tre palloni e è arrivato a un certo punto che l'arbitro ha fischiato e io ho detto ma chi ha fischiato questo? Era finita la prova, infatti sono rimasto un po' spiazzato. Secondo provino, sapendo che dura 30 minuti, ho azzardato qualche giocata, qualche tacco, insomma 30 minuti per mettere mostra, cioè tu c'è solo quel tempo a disposizione, in quel tempo tu devi riuscire a dimostrare di essere bravo, anche se per me è una cosa molto contestabile questa. Dici, e lì hai conosciuto qualcuno? Ma lì ho conosciuto un sacco di persone, forse sono stato fortunato perché appena sono arrivato, oltre a stare all'ambasciata italiana dove mi ha ospitato un addetto culturale ovviamente italiano, quando mi sono trasferito al Sakura Hotel ho avuto la fortuna di conoscere dei giapponesi amanti del calcio e alcuni che hanno vissuto a Roma e che parlavano italiano e quindi mi hanno aiutato un po' in tutto nello spostarmi, cioè anche a comunicare, perché alla fine vedevano insomma che io stavo in difficoltà e loro tante volte, come è successo prima, mi hanno accompagnato al posto. Si chiamano Itoshi, che è un ragazzo giapponese che gioca a calcetto, poi Ann, una ragazza francese, che anche lei mi ha aiutato tantissimo a tradurre quando parlavo con Itoshi di calcio. E poi ho conosciuto anche Takeshi, un ragazzo tifosissimo della Roma, abbonato, ci è andato più volte lui allo stadio che io. Senti, e hai qualche altra avventura? Ma c'è stata qualche altra avventura, sì, perché io il ragazzo che mi ha mandato in Giappone si chiama Ryuta e lui, io gli ho scritto e gli ho illustrato quello che stavo facendo e lui si è impegnato tantissimo per realizzare il fatto che io andassi a provare in Giappone. Però lui non mi ha mai visto né giocare a calcio e né mi conosceva di persona, infatti ci siamo conosciuti a Tokyo. Quando lui è venuto a Tokyo io ho conosciuto per la prima volta e mi ha portato subito dai suoi amici che mi conoscevano tutti. Sono entrato in questa casa giapponese dove ho conosciuto i suoi amici che, come ripeto, sapevano tutti chi ero, hanno messo il mio DVD che mi allenavo con la prima squadra e mi hanno fatto parecchie domande. Senti, e ora cosa stai facendo e soprattutto cosa speri che succeda? Adesso mi sto muovendo per trovare altre squadre. Alcune che mi hanno richiesto non facevano contratti da professionista, quindi era inutile rimanere perché io là non ho lavoro. Adesso gioco in Italia, però attendo sempre una chiamata da loro. Grazie al Sakura Hotel
stanno mandando dei DVD con dei curriculum e sto cercando anche di rintracciare un giornalista famoso lì in Giappone che è stato presente alle mie selezioni e ha scritto di me su un blog. E quindi adesso aspetto risposte e voglio ringraziare tutta la gente che mi ha aiutato in Giappone perché sono stati veramente persone che, conoscendomi poco, mi hanno dato tanto. Ok, a posto. Ringraziamo Davide Luciani che si è prestato a fare l'intervista e raccontarci del Giappone. Qui Radio Arcap, studio.